Io che sono emozionato e non so cosa dire, nemmeno ve lo dico, tanto già lo sapete, passiamo alla faccenda successiva. E una cosa mi viene subito da proporre a Renzo, perché si è tanto discusso in questo periodo dei rapporti tra la musica, la poesia, poi in fondo siamo tutti persone che raccontano storie, ognuno nel modo suo. Tu sei uno che di storie ne ha raccontate tante, di un'Italia diversa da quella che ci capita di vedere magari sui teleschermi. Io vorrei che cominciassimo, se sei d'accordo, proprio da qui, dal perché si decide di narrare un certo tipo di storie e poi pian piano arrivare a spiegarci come si scrivono le canzoni che raccontano queste storie. Allora, cioè non ho capito bene l'inizio. Che era emozionato, c'era fuori. Che in fondo Deve tutti quelli essere che così. lavorano con le parole raccontano delle storie, no? O no? Ma non mica detto. Io per esempio non riesco ad essermi nelle stringhe perché non metto neanche le calze, perché questa non è una storia, è fatto di piedi. Sì, è vero. Non riesco a mettermi le calze, mi dimentico che le metto. Ma non è che uno decida di raccontare la sto delle storie perché vive un periodo particolarmente felice o infelice della loro o della propria esistenza. Ahimè, da quando uno parte con un ahimè, dietro o hai Shakespeare e Kafka, oppure sei rovinato. Come arrivare in un teatro, non è questo dire buon funerale a tutti. No, calma. Se dietro non hai Lello Voce, il professor 9, che mi è molto divertito, deve essere pazzo almeno quanto me, insomma, però è molto bravo. Poi lo invidio molto perché è molto giovane, anche lui. Anche il suonatore di tromba, che è un genio, secondo me è un genio. Dove sto, cosa stavo dicendo? Avevo parlato, ero Sono arrivato al terzo arrivato, compito. sono arrivato, automobile, quanto. No, perché io faccio il professore per vivere, allora sono rimasto al terzo compito. Ah, vabbè. Sfila questo affare qua che riguarda il tema, allora. Mio padre, sì, ok, il tema lo capisco, le faccio vedere il tema svolto da un terzo alunno che promette abbastanza bene, senza essere eccellente. La rivoluzione francese, detta da sé, ahimè, me l'ha già detto, due, detto due, ahimè sono cazzi, o dietro c'è Shakespeare, Voltaire, anche Baudelaire, cioè si può dire tutto quando finisci in air, va benissimo. Prévert, Molière, Robespierre, Avertello ce l'ha detto, Avenue de Foch, Avenue de Foch, Cartier, che sono tutti di lotta continua, poi no? E pensiero di Leopardi va naufragando là dove è immenso il mare e dove si raccolgono le spiagge di rifiuti del sale. Maresciallo, tiriamo fuori la cosa di suo figlio, Iannacci, in arte Vincenzo. Scherzando, non immaginavo mai che io sarei diventato un saltimbanco, un po' disgraziato come sono adesso. Apro. Cioè, vogliamo chiamare i carabinieri? No. La lezione francese, data dal suo approfondimento, della quale Giacomo Leopardi ha visto Baudelaire e ha parlato in arte con un Cartier di Robespierre, eccetera. Leggo, leggo. Giacomo Leopardi nacque a Recanati nel 1847 da madre.
devo metterlo alla quinta ginnasio? No, non lo metterei neanche al volo cieco io. Fortunatamente io nel giro di 7-8 mesi svoltai, perché mia madre era alta, capisci bello? Era alta quasi 1,70. Orca. No, calma, mi è stata mia madre. Mia madre, no, non volevo. E allora io ho fatto una specie di balzo, mi sono iscritto agli esami del settembre equivalente e mi sono iscritto al liceo scientifico, alla quarta liceo scientifico, dico, ma mi equiparo un attimo, mi sembra di essere, capisco delle cose che non immaginavo neanche, cioè il legno sembra legno però deriva da una cosa, da una materia, cioè delle cose tremende, diciamo che sono andato fuori di matto oppure qui, cioè. Infatti ero diventato 1,73, 1,64, 1,75, poi i piedi sempre 43 perché non potevo diventare né più lungo né più corto, ho provato ad accorciarmeli ma mi sono fatto male, credo a un anulare, c'è un anulare a sinistro. E quindi Crebbi, si dice Crebbi, voi che siete pratici? Si dice Crebbi, si dice. Avevi bisogno di un goccio d'acqua, si può avere un goccio d'acqua? Cioè, quando uno comincia a dire una, due, tre, quattro troiate, poi gli manca l'acqua. Grazie molto gentile. Scusate, l'acqua, senza far vedere lo sponsor. Ecco. Odio l'acqua. E un bel giorno mi venne in mente questa storia qua, come dice l'amico Lello, questa storia che poi ho capito che poteva riguardare anche un problema di carattere autobiografico, ma per il momento riguardava soltanto questo signore che aveva adottato un tipo di vita da outsider, delle scarpe che si usano adesso costano 700 euro l'una, perché Federer o Agassi le portano sulla testa, no? Nike, tanti da 600. E invece lui portava queste superga sgualcite, era un signore che aveva deciso di fare della vita il cazzo che voleva lui. E quindi è nata questa storia qui di questo barbone che non era povero, era molto nobile, perché bisogna distinguere tra... Quando io canto le cose come ho visto un re, dice, ho visto un re, se la vi scusa, ha visto un ricco, un sure, no. Altro. Che se stiamo lì a guardare... E a domandarci la differenza tra il ricco e il signore, si fa presto a dire il signore, signore si nasce nel cuore, nell'anima, ricco si diventa, anzi si rimane nano e si va in un governo qualsiasi di maggioranza e si affossa un paese qualsiasi come questo. Ma questo è un altro discorso, non mi era, allora non capivo, non avrei mai potuto capire, adesso invece che lo capisco sono rovinato. Anzi, siamo rovinati, cioè non è che a furia di dire le cose che vanno male davvero. Vanno male perché ci hanno rubato i soldi a noi e continuano a rubarceli. Jesus è... Giuseppe, migliore quinta. Non mi ha messo.
ma mi scrive di andare a fare il bagno. Su Stradon. Andare dallo scalo. Era lì. E l'amore lo colpì. Portava le scarpe del tennis. E parlava di per lui. Telefono. Rincorreva già da sempre. Un bel segno d'amore. Portare scheda del tennis. Graduation de bon. È la prima mena via. Era un barbon. Un bel dì. Che era l'Adrea a parlare. E per lui? L'aveva vista passare. Bianca e rossa. Che pareva il tricolore. Oh! Andreotti, che si può fare? No, c'è io. Se sedeva a famo, ha detto anche per della chiesa. Ma questo qui era un piccoglione. Bisognerebbe fare che cosa? Quello che faremo anche per Falcone, Borsellino, ah certo, certo. Avrà, che ti serve? E se ti deve la famo, no? Ah, infatti. Io non sono riuscito a cantare Ho visto il re. Come controproposta hanno occupato il generale della chiesa, Falcone e Borsellino. Grazie.
Enzo. Credo che loro una vogliano sentirla tutta, perché facevano il tifo per te, non per gli altri. Seguire le parole con l'indice di una mano, lettera scritta fuori dai denti, lettera senza firma, lettera con pochi argomenti, lettera dal carcere. Lettera scritta da un minore, lettera che non capisci, sei tu che non vivi o è lui che non muore. Lettera di un cantante, lettera profumata come quella di una vecchia amante, lettera che ti penso, lettera che più la guardo più mi sembra senza senso, lettera che sembra una canzone d'amore, lettera con troppi diesis e pochissimo cuore, lettera per Carlo Giuliani, non servirà a niente ma almeno saprà che non siamo lontani. Lettera per chi ha solo rimorsi, da leggere a voce alta ma a piccoli sorsi. Lettera piena di guai, lettera per chi è in guerra di lettere, non lo riceverà mai. Lettera per mio figlio, mi ha guardato cantare come fossi io il figlio. Lettera per mia moglie, non ha avuto un marito, ha avuto solo le doglie. Lettera che ha visto tutta la vita, accompagnato solo dalla sua miseria, dalla sua dignità, dalla sua morte, dalle sue emozioni. Lettera che ha visto sparire insieme al sole la sua malattia poco per volta, tutte le sue illusioni. Lettera chi si rifiuta di accettare comici, musicanti, poeti, medicastri, cantori di canzoni. Lettera per il mio pianoforte, l'unico a non avermi fatto uscire con tutte le ossa rotte. Lettera per il tempo che
vent'anni nessuno ti dice che vola via come un tipo particolare di vento? Lettera Vasco Rossi. Piace sentirgli dire che oggi è spento. Lettera a chi ha vissuto tutta la vita, che ha avuto il coraggio di sfidare assassini, bugiardi, solo mezzi imbroglioni. Lettera consegnata a voce. Tutta la gentile, normale, ipocrita massa di rompicoglioni. Alcune canzoni nascono per esigenze di carattere politico, altre per esigenze di carattere dialettico tra me e me stesso. Io sono sfaccettato. Altre perché se no la vita non ha senso, qualcosa bisogna pur fare. Siamo in grave pericolo, proprio come persone pensanti. Infatti, fuori di non pensare, la gente non vuole più morire. Non si è reso conto che la gente non vuole più morire. Arrivata a una certa età, una volta io sono tornato negli Stati Uniti nel 76. Credo che fossero Ponti d'Oro, invece sono andato a finire in un posto che poi si è arrivato buonissimo. Allora, pronto soccorso di Cantù, facevo tutto io, siccome ho imparato in Stati Uniti a intubare le persone che non riuscivano a respirare, a rianimarle, farvi. Perché lì ho preso un master, un PhD di animazione, di terapia intensiva. Mi arrivavano dei parenti portando questo individuo ancora camminante, c'era. Non sta bene, non respira poco, qui non c'è niente. Emma ha 60 anni, poi lo traduco, Emma deve morire, ha 63 anni. Ai 63 anni rinascono, non è che bisogna del Viagra. C'è gente che fa tutta la vita fa le diete, il jogging, il briefing, e si sposta, fa la palestra, il bodybuilding, e non mangia l'insalata per l'amor di Dio, eccetera, attenzione alle scorie, alle diverticolosi, vale le altre cose. Cioè, praticamente fa tutta la vita da malati per morire da sani. Mi ha chiamato la moglie di questo signore, di questo tizio qua, mi ha detto, per l'amor di Dio, lei parli con mio marito, lo visiti, perché è già scappato dalla rianimazione una volta. Come sono? È scappato da un'unità coronarica. Firmato, è andato via, si può, non è con carcere. E allora io l'ho visitato, ho detto che il diagramma, ho detto che lei è un disastro. Ci vuole, operiamo lo stesso, ma. No, io non mi dico quello che devo fare. No, io so che lei è scappato, non sono mica qui per dire le cose apposta gravi. Le dico che lei è scappato dalla rianimazione per fumare. Ah, bene. È venuto, gli ho visto questo elettrocardiogramma e gli ho detto, ma vedi, qui non siamo. Lei non sta mica bene. Cioè. Ci ha fatto un infarto, però era un infarto laterale, insomma. Prossimo ce la scordiamo la vita bella. Ma sì, io faccio qualsiasi cosa, ecco, allora ho messo giù delle cose, no? Cosa non doveva mangiare, cosa non doveva bere, quello che poteva fare, quello che non poteva fare. Lui ha guardato, insomma, mi dica tutto, mi fare. Però non mi dica di non fumare. Allora muore, fumo muore, è morto. Allora, su una produzione di circa, non so, 800 canzonette, ma bisogna distinguere anche, le canzonette
hanno avuto un loro percorso, un loro excursus, come dicono quelli che se ne intendono, di testi, eccetera. La musica invece non, ha seguito il trasporto che ho io per uno strumento, anche lì è un modo di suonare, può essere, poi lei sente Pollini o sente Horowitz, anche lì certe note sono, fanno parte della poesia, non è, suona bene il pianoforte, non è come picchiare sui testi di Olivetti. Mio figlio è in certi momenti è poesia pura, lui non è che canta, parla, no, lui suona, però in un certo tocco, io poi mi viene da sorridere, mi ha fatto anche una canzone, quando un musicista ride, perché mi sento trasportato da una soddisfazione, ma non perché è mio figlio, perché un altro, ci siamo trovati a sentire delle cose di cantanti, di faccia conto, c'è un punto della prima parte della... la seconda parte dell'inno russo, che era uno, prima era CCP, che sembra che sia finita, invece risale, è proprio la Russia che si muove, povera, scarnita, l'occhio della madre, eccetera. E questa cosa lì si sente, se no, cosa le posso dire? Una canzone di Paolo Conte che io adoro, che si chiama Madeleine, ma insieme anche Sparring Partner, dice due cose e basta, e sono fondamentali, sono, è poesia per me, poi per un altro non ascolta neanche. Cioè, il mio mestiere è dire alla gente che non deve fumare, perché sennò ci lascia la pelle, e cantare le canzonette. In qualcuna c'è qualche spazio di dispiacere o di felicità. Forse con qualche momento di questa roba qui viene fuori una cosa poetastrica. Mio figlio suonava meno che decentemente, fino a 10 mesi fa. Pianoforte, insomma, tastiere, fisarmonica, eccetera. Un bel giorno, tu sei un testimone, un bel giorno non so cosa sia, eccetera. Ha avuto un problema con un musicista che l'ha trattato male, gli ha detto paro, tu non sei capace, non è che ti inventi, ti fai... È stata la svolta, mio figlio io non suono male. Ho studiato, ho fatto il quinto anno, ho fatto l'ottavo, eccetera. Non studio più perché, cioè, se trovo un piano, uno strumento così mi diverto. Io sto su un accordo, ci sto una settimana. Ma non avevo quella tecnica che ha mio figlio, cioè non avevo questa capacità. Lui ha preso, essendo una vergine, ha preso la precisione e l'intelligenza della sua madre e un po' di creatività da suo papà. E mi ha superato abbondantemente, io mi spavento certe volte, cioè mette giù degli accordi, fa delle cose di tecnica, da destra, sinistra, cioè gli altri fanno fatica. E poi ha avuto tutti amici musicisti che più bravi di lui, adesso è alla pari. Ho pianto l'altro giorno perché io non avevo visto la partita, eravamo a Roma, sono tornato a casa, mia moglie l'aveva registrata, non mi diceva il risultato, ma come l'ho visto giocare, qui ne prendiamo 7-8. Era come io da ragazzo ho fatto tutti gli sport marziali, non marziali, eccetera, box, ma quando ed ero abbastanza arzillo, arcigno, ma non so se vi siete mai trovati di fronte a uno che non ha niente da perdere, uno che proprio vi arriva addosso un diavolo, sì, ma anche se non armati, mio figlio è anche peggio, perché mio figlio è uno tosto, fa finta di essere un magrolino, ma è una bestia. Uno come quello lì, ma eccetera, sono come i gatti inferociti che ci vogliono i vigili del fuoco per prenderli. E lei ride, ci vogliono i vigili del fuoco, se si fa prendere, perché non si fanno prendere. Così era Milano tra ieri sera contro il PSV Eindhoven.